Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Perdonatemi se non vi rispondo, ma non so bene come funziona sta cosa qui con Facebook. I commenti non ci sono, non li vedo, si bloccano, ma sarà una cosa africana. Lo so che in Germania funziona tutto bene, anche in Svizzera, ma qui siamo in Africa, ragazzi. Ok, martedì scorso abbiamo iniziato una nuova serie di dirette, un po' diversa dal solito, dove considereremo alcune domande che vengono poste regolarmente da non credenti, scettici e agnostici. Vorrei potervi fornire strumenti per poter dire al mondo, come Filippo disse a Natanaele, vieni e vedi. In inglese c'è un detto che dice missing the forest for the trees, che vuol dire, praticamente vuol dire non vedere la foresta perché si guardano gli alberi, o semplicemente non comprendere o apprezzare una situazione più ampia perché se ne considerano solo alcune parti. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che spesso e volentieri i predicatori parlano degli alberi, parlano delle cose che magari interessano relativamente e perdono la magnificenza della foresta. Cosa voglio dire? Voglio dire che la cosa più importante, l'unica cosa, la cosa più importante di tutte, di qualsiasi cosa in questo libro, tutto quanto, se tu lo prendessi, lo mettessi in un frullatore, uscirebbe un succo, un bicchiere pieno di succo d'amore di Dio e di grazia. Quindi quella è la cosa più importante, l'unica cosa che conta è l'amore e la grazia di Dio, che sono personificati in Gesù. Quindi conta Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, unicamente Gesù, senza additivi, coloranti o diluenti aggiunti. E questa è la cosa importante. Tutto il resto è relativo a quante volte la Chiesa ci risponde a domande che non sono mai state fatte. Domande del tipo, passiamo delle ore a parlare del fatto, una donna può essere pastore? Ma sapete che ogni tanto arriva, no, perché la donna non può essere pastore, sì, perché la donna, no, perché la donna, domande del tipo, è biblico parlare in lingue? La decima deve essere calcolata sul lordo o sul netto? La spina nella carne di Paolo era una malattia o era qualcosa d'altro? Vi rendete conto che un peccatore, uno che è là fuori con i problemi dell'affitto, dell'impiego, del lavoro, dei soldi, dei figli che si ribellano, di qui, di là, della guerra in Ucraina, e noi gli diciamo quanto deve durare la lode e l'adorazione in un culto? Oh, è vero che hai bisogno di cadere quando ti impongono le mani per poter ricevere l'unzione? Si può chiamare il culto culto, bisogna chiamarlo per forza gospel, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte domande che in un qual senso sono valide, che però non servono assolutamente a nulla per quanto riguarda l'essere pescatori di uomini o l'aiutare qualcuno che può essere così stanco della vita che sta pensando di farla finita e ha chiesto a Dio un segno. Io mi ricordo sempre una volta, tantissime volte mi è successo nella vita, ma mi è venuto in mente questa una persona che è fra l'altro uno scienziato, proprio uno scienziato del centro spaziale che c'è qui a Hermanus. Sì, abbiamo un centro spaziale, tipo come la NASA, dove ci sono i telescopi, eccetera, eccetera, perché è un posto, Hermanus è un posto strategico per quello, quindi c'è un centro spaziale. Questo è uno scienziato che lavorava lì. Pensate che è venuto, io stavo predicando, e la mia segretaria mi viene a interrompere. A quei tempi la chiesetta era piccolina, c'erano centinaia di persone, e quindi una saletta non tanto grande, viene a interrompere e mi dice Babbo Mario, perché anche la mia segretaria mi chiama Babbo, dice, c'è, guarda che è venuto uno che dice che se non gli dai una risposta alla sua domanda nei prossimi 5 minuti, si uccide.
Poi io sono lì dietro il pulpito, sto predicando la domenica mattina e cosa faccio? No, ragazzi, scusate, digli pure che vado ad ammazzarsi perché no. No, ho bloccato tutto, ho chiamato il gruppo Lodo, ho detto cantate un paio di canzoni, parlate fra di loro, fra di voi, divertitevi un attimino, arrivo subito. Sono andato di là e non 5 minuti, ma mezz'ora dopo, quest'uomo ha ricevuto l'amore, la grazia e il perdono di Cristo. Questo era nel 1991 e ancora oggi quest'uomo fa parte, non più della Bosco Church, perché la Bosco non c'è più, ce la lascio fare, ma fa parte della Chiesa. Ancora oggi è sorridente, ancora oggi è felice, ancora oggi ha sorpassato, ha superato tanti tanti problemi, ancora oggi è vivo, vegeto e contento. Perché? Perché gli ho risposto alla domanda che voleva sapere. Lui non voleva sapere se le donne possono predicare o no, possono essere pastori o no, se la decima è calcolata sul lordo o sul netto. No. Spesso il cristiano parla di cose con i non credenti che loro considerano, giustamente dal loro punto di vista, totalmente irrilevanti, con il risultato che la gente non trova una base, un punto di partenza valido, un appoggio, e quindi liquida, seppure erroneamente, tutto il resto che il cristianesimo propone. Quante volte io certe volte sento la televisione, sento parlare ragazzi, dico ma chi interessa quello? Ma chi gli interessa? Sì, la tribolazione, sì, Davide, Samuele, sì, Giuseppe, Maria, sì, va tutto bene, sì, gli angeli, va tutto bene, ma io ho bisogno di sapere cosa ci sto a fare su questo mondo lercio. Dimmi una ragione per cui non dovrei farmi saltare le cervella. E spesso e volentieri la Chiesa non risponde a queste cose. Il mondo non ha bisogno di sapere qual è il modo giusto per battezzare. Se le donne devono mettersi il velo in testa durante gli incontri, se dobbiamo per forza chiamare il Signore Yeshua o possiamo anche chiamarlo solo Gesù, se il vino e il fumo sono tabù o se i doni dello Spirito sono ancora validi oggi. No, il mondo vuole sapere cosa ci faccio su questa terra, cosa succede dopo la morte. Se Dio è davvero buono, come dite voi cristiani, come mai c'è così tanta miseria nel mondo? Cosa vuol dire essere salvati? Salvati da che cosa? Perché dite che il cristianesimo è l'unica religione che è valida? O perfino, come la domanda che facciamo stasera, chi ha creato Dio? E non dico assolutamente, mi conoscete meglio di me, non dico assolutamente che possiamo spiegare Dio, nessuno potrà mai riuscirci, o produrre prove irrefutabili alle quali il mondo deve sottomettersi per forza. No, perché? Perché Gesù stesso ha detto che nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, Giovanni 6,44. Non si va a Cristo attraverso un ragionamento, ma attraverso una rivelazione. Ecco perché in fondo, devi sì rispondere alla domanda che ti fanno, ma sempre in fondo elevare Cristo. Non importa quante che ti dicono le persone che ti dicono sì, ma ecco, come ha fatto Dio a mettere i dinosauri nell'arca? Sì, non lo so, ci avrà messo le uova, molto probabilmente ci ha messo le uova, ma non importa, lasciami che ti parlo di Gesù e del suo amore per te e della sua grazia. Lo sai che Gesù ti ha perdonato, lo sai che Dio non è arrabbiato con te? Sì, ma non è come ha fatto Giona a sopravvivere 3 giorni nella pancia della balena. Non lo so, non ti so dire, però sai quanto Dio ti ama, sai che Gesù non è arrabbiato con te, sai che ha dato la sua vita per te. Ecco come poi lo Spirito Santo, il Padre, attira le persone a Gesù. Non attraverso il ragionamento, ma attraverso la rivelazione. E in un modo o nell'altro dobbiamo fare del nostro meglio, sì, per soddisfare la gente, la sete di risposte che il mondo ha e ha sempre avuto. Sì, perché che lo ammettano o no, ognuno di noi prima o poi si chiede una delle tre domande
basilari, da dove vengo, cosa ci faccio qui e dove vado quando finisce tutto. Oh, c'è un vuoto enorme nel petto che solo Dio può riempire. Sapete, come quelle tessere dei rompicapo, no? C'è un vuoto che soltanto la tessera di Dio può riempire. Noi cerchiamo di riempirlo con sesso, soldi, fama, droga, piacere, e negli ultimi giorni con l'approvazione tramite i social media. Più like, più mi piace ci sono, più pollicioni ci sono e più ci sentiamo a posto. Siamo arrivati a un livello di asininità, di idiozia, che va al di là della yogurtite acuta nei cervelli. E quel vuoto che ogni uomo ha nel suo cuore, che ha bisogno di essere riempito da Dio, quel vuoto siamo solo noi cristiani ad avere i mattoni della grazia e la calce del Vangelo per poterlo chiudere. Una cosa che ho sempre detto è che il nostro dovere non è quello di far notare alla gente come essi hanno torto e quanto sono malvagi e cattivi, no, ma di annunciare al mondo quanto Gesù ha ragione e come lui è meraviglioso, potente e pieno di grazia. Sì, il Vangelo contiene nella sua definizione. Vangelo nel greco è la parola Evangelion. E vuol dire buona notizia, quindi contenuto nella sua definizione, Evangelion, c'è la sua natura, la buona notizia. Una notizia è qualcosa che si annuncia, non qualcosa che si fa. Una notizia descrive ciò che è già avvenuto, non qualcosa che deve ancora succedere. Quindi quando parliamo al mondo dobbiamo parlare fatto, finito, perdonati, riconciliati, gioite, semplice. Guarda cosa dice Paolo. Avete notato che leggo senza gli occhiali? Dai, notate, no? Guarda cosa dice Paolo in Seconda Corinzi capitolo 5, conosciamo tutti questo versetto, ma voglio leggere velocemente dal 17. Se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora, tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati, ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Non ha dato il ministero della condanna, del giudizio, del dito puntato, no, ha dato il ministero della riconciliazione. E cos'è questo ministero? Poiché Dio ha riconciliato. Statene a sentire, non andate in giro a dire alla gente che Dio li manda all'inferno, perché la Bibbia, la parola di Dio dice Dio... 2 Corinzi 5,19, Dio ha riconciliato, voce del verbo aver riconciliato, fatto, finito, compiuto, ha riconciliato a sé il mondo, non la Chiesa, non la sposa di Cristo, non i buoni, il mondaccio, il mondo pieno di peccatori, ha riconciliato a sé il mondo, non imputando agli uomini, non ai cristiani, non a quelli che si comportano bene, agli uomini, a tutti quanti, a tutti peccatori e sporcaccioni, agli uomini i loro falli, non imputandogli i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro dovere non è andare a dire alla gente quanto hanno torto e quanto sono malvagi loro, ma bisogna andare a dire quanto ha ragione Gesù e quanto è buono lui, quanto è buona la sua grazia. Gesù Cristo, Dio ti ha perdonato in Cristo Gesù, adesso puoi accettarlo o puoi rifiutarlo. E questo è quello che dice Paolo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Cosa ha detto prima? Ha detto Dio si è riconciliato con voi, adesso riconciliatevi con Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che la croce ha riconciliato, ma la fede deve accettare quella riconciliazione perché possa venire la salvezza. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quindi, ok.
Questa è la buona notizia del Vangelo. Stasera è la seconda puntata della prima domanda che abbiamo fatto: chi ha creato Dio? Seconda puntata. Ok, prima di tutto notiamo che questa domanda assume il fare, ripeto un attimino un paio di cose che ho detto martedì scorso, perché bisogna ripeterle. Prima di tutto notiamo che questa domanda assume il fatto che Dio è stato creato e immediatamente categorizza Dio come creatura invece di creatore. È presupposto sbagliato, in quanto se Dio è stato creato, chi ha creato colui che ha creato Dio? E chi ha creato colui che ha creato colui che ha creato Dio? È un circolo vizioso che va ad infinitum e diventa abbastanza chiaro che Dio non può essere un Dio creato, non può essere Dio, perché ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui che lo ha creato. Quindi un Dio creato non può essere Dio. Quindi il presupposto è sbagliato, il presupposto della domanda che ti fa è sbagliato. È come dire, che ne so, quanta acqua esce da quella lampadina? Amore mio, quella lampadina non produce acqua, produce luce. Quindi il presupposto è sbagliato. La stessa cosa vuol dire chi ha creato Dio. No, perché Dio non può essere creato. Oh, un paio di giorni fa ho messo un post su Facebook che diceva: solo perché non vedi il sole non vuol dire che non stia brillando. Solo perché non senti gli uccellini non vuol dire che non stiano cantando. Solo perché non senti il profumo dei fiori sull'albero non vuol dire che non stiano sbocciando. Solo perché non hai ancora una risposta da Dio non vuol dire che Dio non stia operando. Siccome io pubblico in italiano e in inglese, sulla pagina in inglese dove l'ho pubblicato, ho avuto una risposta da parte di un agnostico, fra parentesi. Non lo chiamo ateo, perché per poter dire gli atei dicono atheos, a negazione, theos, quindi non Dio, non c'è Dio, Dio non esiste. L'agnostico è agnosco, gnosco vuol dire conoscere, quindi l'agnostico ti dice non conosco, non ho la conoscenza, non esiste la conoscenza di Dio. Non dice non esiste Dio, non esiste la conoscenza di Dio. Agnostico lo puoi essere, ma ateo non puoi. Perché? Perché per poter dire che Dio non esiste devi poter aver viaggiato in ogni angolo recondito dell'universo e controllato personalmente sotto ogni pietra e dietro ogni stella che Dio in effetti non esiste. E non credo proprio che tu l'abbia fatto. Quindi la risposta di questa persona agnostica fu al mio: il fatto il sole brilla eccetera, se non brilla non vuol dire che non ci sia, se gli uccellini non senti cantare non vuol dire che non ci sono, e se non vedi la mano di Dio non vuol dire che stia operando. Lui ha detto: almeno ci sono prove che il sole, gli uccellini e gli alberi esistano. In altre parole, cosa voleva dire? Voleva dire che gli alberi, gli uccellini e il sole esistono, ma Dio no. Al che io ho risposto che tutta l'evidenza di cui c'è bisogno è proprio quella: sole, uccellini e alberi esistono. Tutta la prova, evidence in inglese è evidence, tutte le prove di cui hai bisogno per provare che Dio esiste, sono proprio il sole, gli uccellini, gli alberi, il tuo respiro, il mare, le nuvole. La creazione è la prova del creatore. Sapete cosa mi ha risposto? Continua a sognare, keep on dreaming. Al che io ho chiuso con: ci puoi contare, non mi svegliare, perché è un sogno meraviglioso. E questo, in parole povere, è l'ostacolo che il mondo si pone, il dubbio che hanno, la domanda a cui chiedono risposta. Che prova avete che Dio esiste? Chi ha creato Dio? Proprio come Tommaso fece in Giovanni 20, dal 24 al 25, che dice: il giorno in cui venne Gesù, non era presente un discepolo, Tommaso, detto il gemello. Quando gli altri gli dissero abbiamo visto il Signore, egli rispose: se non vedo nelle sue mani le ferite dei chiodi e non ci metto dentro il mio dito, se non tocco con la mia mano il suo fianco, non ci crederò. In altre parole, cosa ha detto? Ho bisogno di prove, altrimenti mi rifiuto di credere.
Ed è quello che succede oggi. Eppure ragiona, ragiona un attimino. Sole, uccellini e alberi non possono. Usa un attimo, cerca, amico mio agnostico, cerca un attimino di bloccare quel lavaggio del cervello che i media, i liberali, ok, so tutto in inglese, non lo so dire in italiano, tutto questo mondo impazzito cerca di farti, di i non credenti, gli atei, gli agnostici cercano di metterti nel cervello, cercano un attimo di bloccare un attimino per un secondo, e bloccalo un attimino e vedi di guardare logicamente la situazione. Sole, uccellini e alberi non possono essere apparsi così, casualmente, un giorno. Non importa quanti miliardi di anni fa, per caso, qualcuno o qualcosa deve averli creati. No, ma Marchiò, l'evoluzione, ma quale evoluzione? Ma facendomi piacere, l'evoluzione non è altro che, prima di tutto non può essere provato. Ciò che non può essere provato, questo è il principio scientifico di provare cose scientifiche, non può essere provato, deve essere provato, analizzato e riprodotto per poter essere valido. La teoria dell'evoluzione è esattamente così, non può essere né provata, come si dice in inglese, lick of proof. Non c'è un grammo di prova, non c'è un grammo, non, niente, non esiste niente dell'evoluzione. Non c'è un di tutti i miliardi di anni dove ci sono stati cambiamenti dai rettili agli uccelli, dagli uccelli ai mammiferi, dai mammiferi all'uomo, eccetera. Non c'è uno, non hanno trovato uno in mezzo fra una specie e l'altra. Quindi non c'è prova. Non può essere analizzata. Perché non puoi tornare indietro quei 18 miliardi di anni quando è incominciato tutto, e né tantomeno può essere riprodotta. Tu prova a cambiarmi una rana in un passerotto, ma non mi interessa che ci metti 400.000 anni. La rana è rana e rimarrà rana per tutta la sua vita e non diventerà mai passerotto, perché l'ultima volta che ho visto una rana volare era prima che della mia conversione, avevo bevuto un po' troppo. Una teoria come l'evoluzione deve essere dichiarata inaccettabile dalla stessa scienza. E il problema qual è? Il problema è quello, è che se tu non accetti l'evoluzione, devi accettare la creazione. E se accetti la creazione, devi accettare un creatore. E se accetti un creatore, la Chiesa cosa ti ha detto? Che ti ha dato una lista di comandamenti, una lista di cose da fare che il mondo non vuol fare. Ed ecco perché marcia indietro, no, niente creatore, niente creazione, evoluzione. Perché? Perché voglio andare a letto con tutte le donne che voglio bere quello che voglio fare quello che voglio fare, non me ne frega niente di nessuno, quindi non datemi un Dio perché Dio mi dice di non fare qualcosa. No! No, no e poi no! Dio non ti dice di non fare qualcosa, Dio ti dice di accettare il suo amore, ecco cosa Dio ti dice. E purtroppo la Chiesa sono centinaia di anni che i 10 comandamenti di qua e di là e non commettere adulterio. Sì, non fraintendetemi, commetti adulterio, perdi il tuo matrimonio, vai a finire, ti rovini la vita, perdi i figli, il peccato è per i scemi, il peccato è un'idiozia, il peccato è tossico e ti uccide, quindi non lo fare, non è difficile. Ma il messaggio della Chiesa non dovrebbe essere quello di non fare. Il messaggio della Chiesa dovrebbe essere quello di già fatto. Gesù sulla croce ha portato il tuo peccato, passato, presente e futuro, per tutta l'eternità, basta che lo accetti, sei libero. Quindi l'evoluzione è proprio questo, una teoria. Come quella della terra piatta, quella dei fantasmi a mezzanotte o quella dell'esistenza di un terzo sesso non meglio identificata. L'evoluzione non è altro che una teoria senza la minima base scientifica.
E più oggi sentivo uno scienziato che parlava che appunto sono anni che gli scienziati si stanno spostando verso l'idea della creazione, del disegno, piuttosto che il caos e l'evoluzione. Sono anni, ma non lo senti dire da nessuno. Perché? Perché i media non sono interessati ai famosi 10 comandamenti. Perché la Chiesa ha detto l'unica cosa che devi fare per essere un cristiano, non devi andare a letto con le donne. Questo è praticamente alla fin fine il messaggio che arriva dalla Chiesa: non commettere adulterio. E lasciatemelo dire, perché quando io dico che Dio ti ha perdonato i passati, peccati passati, presenti e futuri, la prima cosa che mi viene sbattuta in faccia è: allora io posso andare fuori e commettere adulterio. Ma fai quello che vuoi, amore mio, ma se vuoi commettere adulterio, tu l'hai già fatto. Se tu lo vuoi commettere nel tuo cuore, non lo fai per paura che Dio ti fulmini? Ma pensi che Dio è scemo? Ma non ho capito. Ma pensi, non lo sai che lui sa quello che ti passa per la testa, quello che hai nel cuore? Non è per quello che Gesù ha detto: non devi neanche andarci a letto con una donna per commettere la cosa adulterio, basta che la guardi e la desideri. E amore mio, se tutto funziona, e non mi venire a dire che non c'è una donna che tu la guardi e non la desideri al mare oggi, luglio, agosto, i bikini, i monochini, i cochini. Vabbè, andiamo avanti. Scusatemi, ormai dovreste conoscermi. Ok, proprio come ha pubblicato un amico mio su Facebook stamattina: per essere agnostico e credere all'evoluzione, dovrei credere che il niente ha prodotto tutto, che qualcosa senza vita ha prodotto qualcosa con la vita, che la casualità ha prodotto la precisione, che il caos ha prodotto l'ordine. Ad essere sincero, non ho abbastanza fede per crederci. Ci vuole più fede a credere delle scemate del genere che a credere in un Dio d'amore che ha creato tutto. Ok. Proprio come non può sussistere un orologio, non può esistere un orologio senza un orologiaio che lo abbia costruito, non può esserci una statua di Davide senza un Michelangelo che l'abbia scolpita, non può esserci una Divina Commedia senza un Dante che l'abbia scritta, o una piramide di Giza senza un faraone egiziano che l'abbia costruita. Così non può esistere nulla se qualcuno non l'ha creata. Non mi venire a fare dei discorsi idioti. Questo è logico. Niente può esistere a meno che qualcuno l'abbia creato, l'abbia iniziato, l'abbia fatto. Io ti dico una cosa: prendi questo orologio. Prendi questo orologio, sapete cosa è successo? Io ho perso il cassetto e era lì, è uscito, è venuto da solo. No, ma no, era lì, si è fatto da solo. È stato lì un miliardo di anni, ma si è fatto da solo. Ma facciamo piacere, ma per chi prendete la gente? Ma li prendete per cretini? Ma possibile? Scienziati, ragazzi, è una cosa così semplice: il tutto non può uscire dal nulla. Punto e basta. Sir Isaac Newton, inventore di fama mondiale, cristiano devoto del XVII secolo, rispose a una domanda fattagli da un suo amico agnostico che era andato a trovarlo per un tè e che, dopo aver a lungo ammirato un modello di sistema solare in movimento che lo scienziato aveva posto nell'anticamera del suo soggiorno, gli chiese: Isaac, chi ha fatto questa meraviglia? E Sir Isaac rispose: nessuno. E per ben tre volte il suo amico ripeté la domanda, ogni volta aggiungendo: ma non prendermi in giro, non è possibile, come nessuno lo ha fatto? Cose così non appaiono dal nulla, qualcuno deve averlo fatto. Sir Isaac mise giù la pipa, sì, perché puoi essere un cristiano a fumare la pipa, e rispose: Tu ti rifiuti di accettare che questo insieme di palline di ferro che girano intorno a un perno grazie a un meccanismo di carica a molla non è stato fatto da nessuno? Ti rifiuti di crederlo, ma ti ostini a credere che l'immenso sistema di pianeti e satelliti che gira intorno al Sole grazie a forze che nessuno potrà mai riuscire a controllare, tu credi che quello invece è successo da solo.
E l'amico agnostico non rispose. Perché non c'è risposta. Io non sono disposto a credere che un sistema di ferri e di palline di metallo che girano intorno con un sistema fatto a molla, mi rifiuto di credere che quello è venuto al nulla. Però il sistema solare, sì, quello è venuto dal nulla, non l'ha fatto nessuno. Ma questo purtroppo è lo stato del mondo dall'inizio dei tempi. Accettiamo un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, ma ci rifiutiamo di credere in un creatore che ci ha creati dal nulla. Romani 1:18-25, perché l'ira di Dio si rivela dai cieli sopra ogni impietà e giustizia degli uomini. Frena, guarda, leggi bene, ragiona, selah, pausa un attimino e guarda. Da dove si rivela l'ira di Dio? Si rivela su che cosa? Sull'uomo? No, sull'impietà e l'ingiustizia degli uomini. Gli uomini sono amati da Dio. Dio odia il peccato, ma Dio ama il peccatore. Quindi l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e giustizia degli uomini che soffocano la verità dell'ingiustizia, perché, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, poiché Dio lo ha manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. E questa è la società di oggi, non è cambiato niente. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, quadrupedi, di rettili. Tela lì, la teoria dell'evoluzione, in poche parole. Già ai tempi di Paolo. Non c'era ancora Charles Darwin. Questi già pensavano che Dio era un serpente, erano i totem degli indiani con le aquile, eccetera, eccetera. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. La condanna più tremenda che Dio può fare è quella di lasciarti alle tue scelte. E purtroppo è quello che deve fare. Ecco perché la gente va all'inferno. È perché Dio ti abbandona alla tua scelta. Se tu vuoi andare all'inferno, Dio ti ci lascia andare. Dio non manda nessuno all'inferno. Non fatevi dire scemate dai predicatori e dai sacerdoti. Dio non manda nessuno all'inferno. All'inferno ci vai perché ci vuoi andare. Abbiamo già letto prima che Dio ha riconciliato a sé il mondo, ha riconciliato, voce del verbo aver riconciliato, passato, fatto, finito, chiuso, tutto è compiuto. Quindi è riconciliato, adesso tutto quello che devi fare è accettare quella riconciliazione. Ecco perché Paolo dice, adesso riconciliatevi con Dio, in altre parole, ok, Dio accetta la riconciliazione, siamo a posto, d'accordo, sono salvo per tutta l'eternità. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterna, amen. Ecco, la follia del credere all'assenza di un creatore. Da dove veniamo? Ci siamo evoluti. Da che cosa? Dai primati. E i primati chi li ha fatti? Si sono evoluti dalle altre forme di vita. E quelle altre forme di vita da chi le ha fatte? E questa, state a sentire, questa è la spiegazione, incredibile ma vero, tratta da un'enciclopedia circa l'origine della vita. State a sentire le baggianate galattiche che escano dai cervelli scientifici. La biogenesi, dal greco a biogenesi, quindi a negativo, bios, vita, genesis, genetica, quindi le origini non biologiche, o informalmente l'origine della vita, è il processo naturale. State a sentire, l'origine della vita è il processo naturale con il quale la vita si origina a partire da materia non vivente a materia non vivente
una pietra, ok? Da materia non vivente, come semplici composti organici. Oh, il passaggio da sistema non vivente ad organismo, in altre parole, da sta pietra a un cane, non è stato un singolo evento. Eh beh, chiaro, ragazzi, non può mica, puff, non è mica, siamo mica nella magia, no, ci ha voluto un sacco di tempo perché la pietra diventasse rana, mica no. Non è stato un singolo evento, ma piuttosto un processo graduale di aumento di complessità del sistema. Usa parolone grosse, non ti capisce nessuno e sei a posto. La biogenesi, abiogenesi, è studiata combinando conoscenze di biologia molecolare, paleontologia, astrobiologia, vi rendete conto? Astrobiologia, cioè biologos, bioslogos, la conoscenza della vita che viene dalle stelle. L'unica cosa che viene dalle stelle è tu vieni dalle stelle. Quella è l'unica cosa che è venuta dalle stelle. E biochimica, per determinare come l'organizzazione crescente di reazioni chimiche abiotiche in sistemi non viventi abbia portato all'origine della vita sia sulla Terra che in altri luoghi dell'universo. E beh, è chiaro, non ci siamo ancora andati, però chiaramente, giustamente, anche negli altri luoghi dell'universo la vita è partita così. Vedete l'arroganza dell'idiozia. Dopo un po' di tempo dalla sua nascita, fra parentesi, che fa risalire ad un evento colossale noto con il nome di Big Bang, che si stima sia avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa, fino ai giorni nostri. Ok, ma il Big Bang chi l'ha fatto? Silenzio. Silenzio, perché chi, ragazzi, il Big Bang, ma chi è il Big Bang, da dove è venuto? E siamo sempre lì. Chi lo ha creato? Colui che ha creato, colui che ha creato, colui che ha creato. Chi ha creato? Quello che ha creato, colui che ha creato, colui che ha creato. Siamo sempre lì. E il Big Bang da dove viene? Oh, questo voglio leggervi velocemente l'inizio del mio nuovo libro, L'Apocalisse riproposta. Voi sapete che ho promesso di fare la collana dei Vangeli, le lettere di Paolo, le altre lettere, Atti, Ebrei, eccetera, e l'Apocalisse, e vi ricordate bene che ho pregato che Gesù tornasse prima che nel momento in cui la dovevo fare, perché io l'Apocalisse non ci capisco ben poco. E invece no, Gesù non è tornato, quindi devo farlo. Però mi è venuta un'ispirazione, io credo che sia dallo Spirito Santo, credo, spero che sia lo Spirito Santo, ma è venuta per tutta una storia molto complessa, molto bella, molto interessante, che mi entusiasma ogni volta che scrivo un capitolo, e poi la sera Celeste mi chiede di leggerlo, lei mi fa: no, ma è già finito. Ma quando è da finisce? Perché devi andare avanti, non così. Okay. Questo è l'inizio del mio nuovo libro, l'Apocalisse riproposta, dalla collana all'annuncio. Ok? Nell'infinità dell'assenza del tempio. Ripartiamo, frena, punto. Nell'infinità dell'assenza del tempo, nel principio, Yahweh, Yeshua e Kodesh si riunirono come consiglio di Elohim e proposero il futuro di tutto. Per tutta l'eternità, disse Yahweh, la forza della vita è scorsa incessantemente attraverso noi tre, generando amore. Il risultato di una tale forza è così potente che l'amore potrebbe sfociare in presunzione. È giusto che Elohim ami qualcun altro. Adamo sarà il suo nome. Saranno come noi e vivranno per sempre. Faremo loro un'abitazione nello spazio dove vivranno e prospereranno. Lì potremo stargli insieme e amarli. In questa dimora ci sarà una dimensione primaria chiamata tempo, con tre componenti minori, su e giù
avanti e indietro, destra e sinistra. Tutto il resto sarà spirito. Quando Yahweh finì di parlare, si girò verso Yeshua, il quale annuì, si alzò al centro dell'assenza del tutto e tuonò una sola parola: luce. Forze che solo Elohim poteva controllare esplosero in tutte le direzioni dell'immenso vuoto e l'universo ebbe inizio. Con un gran botto, un Big Bang. Ragionate, se non mettiamo Dio al di fuori del tempo e dello spazio, ci troveremo per sempre a confronto con la domanda: e questo chi lo ha creato? Saremo sempre bloccati se non lo mettiamo al di fuori del tempo e dello spazio, arriveremo sempre al punto di doverci chiedere: e lui chi l'ha creato? E questo chi l'ha creato? E questo chi l'ha creato? Se, come affermano gli agnostici, l'universo si è formato da solo, chi ha dato la via a quel processo? E da dove è venuta la prima molecola di materia da cui è uscito tutto, teoricamente? In altre parole, chi ha creato l'universo? E se la follia della panspermia, spermia, capite quello che è sperma? Pan vuol dire da tutte le parti, quindi che c'era sperma di vita in tutto l'universo, che lì poi la roba che tirano fuori. Se la follia della panspermia, in altre parole la teoria che la vita sulla Terra abbia avuto origine da microorganismi o precursori chimici della vita presenti nello spazio esterno, se questa teoria fosse vera, chi avrebbe creato questi microorganismi o precursori chimici della vita? E da dove viene lo spazio esterno? Torniamo al circolo chiuso di chi ha creato il creatore. Perché, adesso state a sentire, perché qualcosa possa esistere, questo è un ragionamento scientifico ma anche logico, perché qualcosa possa esistere c'è bisogno di materia, spazio, energia e tempo. Ok? Perché se hai qualcosa ma non hai spazio, dove la metti? E se hai qualcosa ma non hai tempo, quando ce la metti? E se hai qualcosa ma non hai energia, come fai a mettercela? E se hai spazio, tempo e energia, ma non hai materia, non hai niente da mettere? No, il nostro Dio non è stato creato, ma è eternamente esistito, oltre la materia, oltre il tempo, oltre l'energia, oltre lo spazio. State a sentire, Genesi 1:1, nel principio, tempo, Dio ha creato, energia, i cieli, spazio, e la terra, materia. Primo versetto della Bibbia. Chi ha creato Dio? Amore mio, la tua promessa è sbagliata. La tua premessa è sbagliata. Dio non è e non potrebbe mai essere stato creato, perché Dio è eterno ed è sempre esistito. Unica soluzione logica. Se ci pensi bene, molto più facile e logico credere a un creatore come questo che alla abiogenesi o alla panspermia. Chiudo con 1 Timoteo 1, dal 15 al 17, dall'annuncio numero 2, le lettere di Paolo, libera interpretazione di Babbo Mario. 1 Timoteo 1, 15, 16, 17. Volete sapere la semplice verità? Gesù Cristo è venuto al mondo per salvare i peccatori. Semplice verità. E io ne sono un esempio vivente. Campione del mondo, detentore del record, primatista del peccato. Ma eccomi qua, un modello della sua enorme grazia, un trofeo della sua infinita pazienza. Paolo, fra parentesi Mario, un assaggio di vita eterna per tutti quelli che hanno bisogno di essere salvati. Gloria e onore a Dio esplodono dal mio cuore. A lui che è il re del sempre, l'invisibile che non può morire, il solo e unico Dio, che non ha né inizio né fine, l'eterna fonte di saggezza sia il mio grazie per i secoli dei secoli dei secoli. Amen. A domenica sera, un abbraccione da Babbo Mario.